È stato un derby da altri tempi, amaro per il Chiavari Caperana che sognava in ben altra maniera di festeggiare il ritorno dopo 3 anni all'Angelo Danieli di Caperana. Bella la nuova tribuna, peccato per il terreno di gioco che è rimasto lo stesso, cioè orrendo. Dolcissimo invece per la Lavagnese che infrange ancora una volta i sogni dei chiavaresi in un derby, vinto dai bianconeri all'ultimo minuto, come l'anno scorso, grazie ad una zampata dell'ex di turno Andrea Croci. Su di un terreno al limite della praticabilità, Baudinelli, dopo appena 4 minuti, portava in vantaggio i suoi con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Cardini, 1-0. Trascorre appena un minuto e i chiavaresi trovano la via del raddoppio. Bonaventura penetra in area avversaria, la sua conclusione viene salvata sulla linea dai difensori ospiti che rinviano lontano il pallone, che però finisce sui piedi di Marino, il quale, con una conclusione beffarda, scavalca tutti e deposita in gol, 2-0. Sugli spalti si ha per un breve ma intenso istante la sensazione che il Chiavari Caperana possa prendere a pallonate per il resto della gara alla Lavagnese. Invece all'11° succede che i padroni di casa vengono ridotti con un uomo in meno per l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Bettati nei confronti di Croci. In 10 contro 11 la Lavagnese coglie l'occasione e al 36° accorcia le distanze. Calcio d'angolo di Dell'An e guizzo di Ferrando che sigla il momentaneo 2-1. Al 3° minuto di recupero del primo tempo, ovvero al 48°, Poesio con un calcio di punizione dal limite pesca il pareggio 2-2. Nella ripresa, esattamente al 79°, i chiavaresi finiscono la partita addirittura in 9 uomini. Baudinelli, a detta dell'arbitro, colpisce con una gomitata rusca che resta a terra. Cartellino rosso per il centravanti. Sugli spalti si ha per un breve ma intenso istante la sensazione che la Lavagnese possa segnare la terza rete al Chiavari Caperana. E così è, al 4° minuto di recupero per qualcuno eccessivo, concesso dal direttore di gara, ecco il capolavoro di Croci che regala ai Lavagnesi il derby e giù polemiche. C'è da essere orgogliosi di questa squadra che ha giocato 90 minuti in 10 e 20 in 9. In condizioni sicuramente difficili e quindi poi il risultato a volte ti penalizza per quello che produci, per quello che fai, per come ti poni, però personalmente c'è da essere orgogliosi. Guarda le espulsioni invece? Ma io faccio l'allenatore, facessi il commissario degli arbitri farei altre cose, faccio l'allenatore quindi non mi permetto di commentare l'operato dell'arbitro. È chiaro che in una partita in cui c'è un ammonito da una parte, 4 espulsioni e 8 ammonizioni dall'altra, forse una domanda me la farei. Poi la cosa che mi ha un po' così, mi ha un po' destabilizzato, io credo di essere una persona corretta, credo di non... è il modo. Io non mi permetterei di insultare nessuno già di per sé. Tantomeno un arbitro, se no andrei fuori dopo un minuto, se però prima ancora di cominciare la partita mi si urla in faccia. Sono stati un po' agevolati sicuramente dalla loro espulsione, eravamo partiti male, avevamo ancora la testa negli spogliatoi, abbiamo sbagliato un paio di movimenti, abbiamo preso gol e poi su un'azione abbastanza fortuita abbiamo preso il secondo, da lì ci siamo rimboccati le maniche e poi da lì è venuto l'episodio dell'espulsione che mi ha preoccupato parecchio, nel senso che a volte chi rimane in 10 si vede che moltiplica le forze e quando tutti pensano che 11 contro 10 si possa fare una partita in discesa invece le cose si complicano. Sono molto soddisfatto, ma io credo che oggi sarebbe il caso di fare una riflessione su tutto quello che siamo diventati noi e il Chiavari, perché oggi mi trovo in un ambiente suggestivo, un piccolo stadio all'inglese che ha dato vita, secondo me, forse perché sono del posto, sono nato qua, però ha dato vita a uno spettacolo di altri tempi. Io mi ricordo da piccolo dei derby Entella Bacezza con Risse e tutto il resto. Oggi ho assistito a qualcosa che mi ha riportato indietro di 30 anni.